Malaika, una bella Malaika. Gli è venuto questa stronzata della speranza. Malaika, una bella Malaika. Intanto stanotte comincia a portare le altre due, che sennò le cose non vanno bene. Domani aspetto la terza. Sei l'unico essere umano che conosco. Se va avanti vuole partorire, è probabile che muore. Questo mi serve. È mia. Il dottore qua ti aveva sempre detto che era inutile sperare, invece. Tu perché non chiudi il cesso? Che io non tengo nessuna intenzione di abortire. Lei tu uccide, ma nessuno mi uccide. Ma quello che facevo prima non lo posso fare più. E ancora tempo. E ancora tempo. Rindo cor. E cocker uno te va bene e basta. È una brutta fine. E quando vero non c'è sta ritorno. Il bene dei figli sono le mamme. Ecco che cosa muore ma resta un bello giorno. Ciao ragazzi, è piaciuto il video? State ancora con me perché oggi voglio svelarvi due ruoli che sono stati rifiutati e che poi hanno portato grande successo a chi li ha interpretati. Per esempio, sapete che Bruce Willis, dopo aver letto il copione di Ghost, decise di rifiutare la parte del protagonista Sam al fianco di quella che poi sarebbe diventata sua moglie Demi Moore? Sì, il motivo? Credeva che la storia fosse troppo improbabile per avere successo. E lo stesso fecero anche Tom Cruise e Tom Hanks. Solo dopo la parte andò a Patrick Swayze. Michelle Pfeiffer invece fece il grande errore di scartare la parte di Clarice Starling nel Il silenzio degli innocenti, perché il copione le sembrava davvero troppo cupo. E alla fine la parte andò alla grande Jodie Foster, che vinse l'Oscar. Che ne pensate di questi rifiuti? Hanno fatto bene o male? Alcuni forse un po' bene l'hanno fatto. Io oggi vi lascio con una citazione. Quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile. Chissà in che film viene detta questa frase? È un film recente. Al prossimo video. Ciao ciao!